Questa settimana i nostri amici della bilancia devono stare molto attenti. Infatti Saturno e Marte si allineeranno, il che significa grossi pericoli. Di conseguenza state molto attenti a cose che potrebbero sembrare sicure, ma che in realtà nascondono dei grossi pericoli, come ad esempio guardare il numero della bilancia dopo che vi siete scofanati tutto un pollo e KFC. I nostri pesciolini bisogna stare un po' attenti. Infatti questa settimana diverse navi hanno fatto cadere alto petrolio in mare, perciò state molto attenti pesciolini, cercate di non nuotare laddove l'acqua è inquinata. Per i nostri amici vergini, insomma, io ogni tanto ammetto che qualche scappatella in via Tiburtina me la faccio e quindi vi posso aiutare anche su quell'aspetto. E allora per i nostri amici vergini, ci sono tante serie su Netflix, guardatevele, ecco. Questo è tutto per questo primo appuntamento dell'oroscopo di Arnaldo Latino, l'oroscopo micidiale. Mi raccomando, se questo oroscopo vi è piaciuto, continuate a pagare, guardare, iscrivervi, mi piacciare, followare, mi raccomando, Questo è un gioco che mi hai chiesto. Arnaldo. Eccolo qui. No, Arnaldo, no. Ma che cazzo è, Arnaldo? Ma cos'è? La gang del bosco. Quella è la gang del bosco. Sì, è proprio questo il gioco che mi avevi chiesto, no? Arnaldo, no, io ti ho detto Modern Warfare, non la gang del bosco. Ma come? Miseria. Ma perché? Come hai fatto a ordinare? Secondo me ho fatto confusione. Come hai fatto? Quando ho cercato delle cose su Google, perché... No, gang. No, Arnaldo, no, niente. Entrare all'interno del palazzo della Micidial Corporation per recuperare una preziosa chiavetta USB contenente i dati di un famoso cantante del... Scusa, com'è possibile che la Micidial Corporation sia ancora in piedi dopo tutto questo tempo? E soprattutto, cioè, chi è il cantante famoso del passato? Gigi D'Alessio. La Micidial vuole usare la sua musica per sottomettere l'intera popolazione di Night City. Oddio. Mamma mia, ragazzi. Ho finito i colpi. No! Ma non... Ma devo prima vestirmi. Faccio questa piccola proposta, ecco. Sentiamo sta proposta, vai. Abbiamo come ultimo articolo di oggi un Arnaldo Latino. Sì, come puoi vedere è stato catturato dai miei soldati e diciamo che potrebbe succedergli qualcosa di molto brutto se non accetti la mia offerta. No, sentiamo sta offerta, perché... Devi scegliere, Frankie, la sua morte oppure salvare. Comunque vi do un motivo in più per restare, perché attenzione, guardate che cosa ho. Eh sì, ragazzi. Dove l'hai trovato? No! No! Cosa sto vedendo? vabbè. Fatto sta nacella nel momento finale, mortacci vostri. Oh, fate proprio schifo al cazzo. Bella sta scena così. Quanto è bello senza Lambo. No, ma si vede sotto il nome di Matteo nella prigione. Che merda. Fate proprio schifo.
Unisciti proprio oggi alle avventure di Frankie. È l'unico modo per poter diventare parte integrante della redazione del Frankie News. Una redazione che ormai copre l'intero globo terrestre, con più di 150.000 sedi sparse in tutto il globo, partnerizzate con l'Amicidial Corporation. Ma cosa stai facendo però? Puoi unirti proprio in questo momento a spese zero con il tuo abbonamento Prime Gaming. Ottenere un abbonamento Prime Gaming è semplice, veloce e gratuito, solo se avete Amazon Prime. Altrimenti potete effettuare l'abbonamento Tier 1, Tier 2 e Tier 3 per massimi vantaggi e soprattutto diventare parte integrante della redazione del Frank News. Oroscopo micidiale condotto da Arnaldo Latino, me medesimo. Cominciamo vedendo qualche segno zodiacale per questa settimana. Partiamo con la bilancia. Per questa settimana i nostri amici della bilancia devono stare molto attenti. Infatti Saturno e Marte si allineeranno, il che significa grossi pericoli. Di conseguenza state molto attenti a cose che potrebbero sembrare sicure, ma che in realtà nascondono dei grossi pericoli, come ad esempio guardare il numero della bilancia dopo che vi siete scofanati tutto un pollo e KFC. Per i nostri pesciolini bisogna stare un po' attenti. Infatti questa settimana diverse navi hanno fatto cadere alto petrolio in mare, perciò state molto attenti pesciolini, cercate di non nuotare laddove l'acqua è inquinata. Per i nostri amici vergini, beh, insomma, io ogni tanto ammetto che qualche scappatella in via Tiburtina me la faccio e quindi vi posso aiutare anche su quell'aspetto. No? Ah, e allora per i nostri amici vergini, beh, insomma, ci sono tante serie su Netflix, guardatevele, ecco. Questo è tutto per questo primo appuntamento dell'oroscopo di Arnaldo Latino, l'oroscopo micidiale. Mi raccomando, se questo oroscopo vi è piaciuto, continuate a pagare, guardare, iscrivervi, mi piacciare, followare, mi raccomando, Questo è un gioco che mi hai chiesto. Eccolo qui. No, Arnaldo, no. Ma che cazzo è, Arnaldo? Ma cos'è? La gang del bosco. Quella è la gang del bosco. Sì, è proprio questo il gioco che mi avevi chiesto, no? Arnaldo, no, io ti ho detto Modern Warfare, non la gang del bosco. Ma come? Che miseria. Ma perché? Come hai fatto a ordinare? Secondo me ho fatto confusione. Come hai fatto? Quando ho cercato delle cose su Google, perché... No, gang. No, Arnaldo, no, niente. Entrare all'interno del palazzo dell'Amicidial Corporation per recuperare una preziosa chiavetta USB contenente i dati di un famoso cantante del... Scusa, com'è possibile che l'Amicidial Corporation sia ancora in piedi dopo tutto questo tempo? E soprattutto, cioè, chi è il cantante famoso del passato? Gigi D'Alessio. L'Amicidial vuole usare la sua musica per sottomettere l'intera popolazione di Night City. Oddio, mamma mia, ragazzi, ma affinché colpi. No, ma non... Ma devo prima vestirmi. Ti
faccio questa piccola proposta, ecco. Sentiamo sta proposta, vai. Abbiamo come ultimo articolo di oggi un Arnaldo Latino. Sì, come puoi vedere è stato catturato dai miei soldati e diciamo che potrebbe succedergli qualcosa di molto brutto se non accetti la mia offerta. No, sentiamo sta offerta perché... Devi scegliere, Frankie, la sua morte oppure salvare. Comunque vi do un motivo in più per restare perché, attenzione, attenzione, guardate che cosa ho. Eh sì, ragazzi. Buonasera a tutti, eccoci qua, ben ritrovati, bentornati per questo nuovo appuntamento delle avventure di Frankie in streaming dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20. Come state? Spero state bene, ben ritrovati, oggi 25 novembre, da non confondere con il 25 dicembre, che è, insomma, un mese di differenza, comunque sia, eccoci qua pronti perché oggi c'è l'attesissimo, atteso ormai da tutti, l'attesissimo finale di stagione di Gas Station Simulator, un gioco che, un titolo che, insomma, è inutile girarci attorno, definirlo GOTY, dir poco, definirlo masterpiece dell'evoluzione tecnica e videoludica, insomma, sarebbe proprio riduttivo, un titolo che ci ha catturato, che ci ha conquistato fin dai primi momenti, fin dai primi istanti. Un titolo che è cominciato un po' per scherzo, ma poi ci ha colpito, ci ha catturato, la storia dello zio mafioso che ci ha affidato questo terreno per renderlo poi un grande autogrill di successo. Tutto Maciek, come non citare Maciek, insomma, il nostro grande dipendente. Storie incredibili. E non vanno i comandi. Ho disattivato gli audio per oggi. Comunque, ciao user, buonasera. Sì, sta musica natalizia, ormai ci siamo. Cioè, ormai, tra l'altro, dalla prossima settimana torna. Anzi, no, vediamo un po' quando è. No, non dalla prossima. Dal primo dicembre torna la sigla natalizia. Torna la sigla natalizia dell'avventura di Frankie. E arriva anche le emote natalizie, insomma, che mi sembrano anche giuste, ecco. Comunque, come state nel frattempo? Ciao Boring, ciao user. Manca poco anche al mio canale. Certo, comunque, Boring, io devo dirtelo. Tu hai, secondo me, l'autocorrettore più brutto di sempre, perché da canale a compleanno, cioè proprio, sono due parole un po' diverse. Comunque... stanotte a mezzanotte cominciano gli sconti del Black Friday. Domani non mancate, perché domani faremo... A parte non vi dico. Comunque, appuntamento golosissimo con le migliori offerte, le vere migliori offerte del Black Friday. Le vedremo assieme, le commenteremo. Insomma, mi raccomando. Ma soprattutto, appunto, stanotte a mezzanotte cominciano. Buttate un occhio perché... golosità in arrivo, secondo me, golosità in arrivo. Al di là di ciò, Boring, effettivamente è vero, tu compi gli anni tutto l'anno, cioè tu ogni giorno è un happy birthday, quindi non so che dirti. Ma la musica, secondo voi, è troppo alta o troppo bassa? Perché io con il player di YouTube sono proprio una tacchettina, cioè è una cosa incredibile. Va bene, ok, la lasciamo così. Quindi, comunque, occhio. Occhi e orecchie bene aperte, mi raccomando. Oggi tra l'altro è il momento ottimo per spammare poi le emote, quelle animate, quando, mi auguro ci sarà oggi, che è l'ultimo appuntamento, prima poi, cioè, occhio, è l'ultima puntata, ma poi ovviamente quando arriveranno i DLC, cioè comunque sia le espansioni, quelle dedicate al car wash, a tutto il resto, lo riporteremo. Però questo, cioè oggi chiudiamo la main series,
la trama principale, anche perché poi di fatto c'è proprio l'ultima missione, quella dedicata a pagare e saldare l'ultimo conto con lo zio di ben $5,000. Quindi, proprio, ok, adesso facciamo altri 5 minuti di attesa e poi cominciamo, perché oggi faremo proprio 2 ore tirate, diciamo così, di... Ma che brutta Elemoth, cioè le Ave Sleeper con... sembra più che mi sto sparando in bocca con questa cosa. Vista da così piccolino sembra che faccio così. È un po' inquietante, secondo me, un po' inquietante. Comunque, oggi su Amazon, vi cito soltanto una cosa, hanno fatto lo sconto sui prodotti Elgato. Lo sapete che i prodotti Elgato vanno in sconto pochissime volte. E in più buttate un occhio anche sul warehouse di Amazon, dove c'è un 20% di sconto in più rispetto a tutto il resto. Non è che nel warehouse trovate cose incredibili, però magari trovate dei prodotti usati come nuovi e quindi potreste ottenerli ad un prezzo molto più basso. Ora, io nel warehouse, vedete la pronuncia, warehouse, quindi comunque avete un 20% rispetto al prezzo del prodotto. Io ad esempio vedo anche addirittura una Xbox Series S. Cioè, praticamente quanto disponibilità? Solo 9. Alla faccia. Cioè, praticamente se voi volete prendervi, facciamo conto, la Series S, che adesso vabbè, uno dice ok, però facciamo conto. Ti prendi la Series S 2,46, aggiungi al carrello, perché sono curioso di vedere, procedi all'ordine, tipo, abbiamo scalato? Ah no, rimane 246, ok. Firma o passo sembra la richiesta al momento della consegna. Ah, addirittura. Vabbè, comunque buono, cioè, per quello che costa, mi sembra eccelso. Vabbè, più altri sconti, vedo, ci sono un po' di prodottini, ci sono dei giochi, vedo molta accessoristica, insomma, approfittatene, secondo me, ecco, ne potreste approfittare, perché comunque sia, non si butta via niente, ci sono un bel po' di prodotti, vedo. Vabbè, mazza, c'è anche una Nintendo Switch Lite edizione palchia e di alga, che sicuramente dentro ci sarà un'altra, palesemente. Vabbè, approfittatene, insomma, buttate uno sguardo, dateci un occhio, vi può interessare. La Nintendo Switch Lite, sì, la Nintendo Switch Lite, quindi no, brutta. Cioè, peccato perché è bellina, però brutta perché è brutta. Meglio che non... Beh, la Lite è semplicemente la Switch che non puoi mettere nella dock. È una Switch... Non è una Switch, è una Swatch. È più un flop. Non è utile, secondo me. E oltre a ciò, appunto, i prodotti Elgato, ma quelli se siete soltanto degli streamer professionisti, però buoni sconti anche lì, da quel punto di vista ottimi sconti. Io ho preso 2 anni fa lo Stream Deck a 15 tasti a 99 euro, anche io approfittai di quell'offerta. Io addirittura a 90 euro e non 99, che se ne dica. Però sì, secondo me il Black Friday è l'unico momento in cui, se siete interessati a dei prodotti Elgato, vale la pena prenderli. Ci sono gli sconti sull'HD60S Plus, che prende cattura in 4K, e sul green screen, il Wave, il microfono a 119 euro, lo Steam Deck, la Keylight Pro Air a 106 euro. Vabbè, comunque buoni sconti, cioè alla fine i prodotti Elgato scendono di prezzo pochissime volte. Anche il green screen, che per me, ripeto, il green screen è stato uno degli acquisti migliori, cioè il rapporto qualità prezzo così incredibile. Però approfittatene, insomma, sono belli, belli sconti. Io volevo prendere il green screen o il Gato HD60. Dipende dagli utilizzi che ne fai, Boring. Cioè, non è che li devi prendere perché così. Il green screen ti serve se vuoi fare streaming, vuoi avere sfondi incredibili. L'Elgato HD60S, in questo caso addirittura il Plus, ti serve se vuoi catturare le console in 4K. Quindi innanzitutto dovresti avere lo schermo in 4K, la scheda appunto, o comunque in HDR, cioè è una roba che... Quante live fai da PlayStation 5, da Series X, Series S? Risposta, 1, 2, 3, 4, 0, e valuti l'acquisto.
Se invece, appunto, come mi dici te, green screen per fotografia, forse, per come me lo stai descrivendo, acquistare il green screen potrebbe essere l'acquisto più sensato, mi verrebbe da dirlo. Ma questo green screen che fai? Non lo compri con il mitico referral code? Con il mitico ref link delle avventure di Franky? Beh, che fai? Te ne privi? Eh no che non te ne privi. Allora, subito un bello spammino. Questo, caro Boring, è il link che ti puoi salvare e usare per l'acquisto. Mi raccomando, è un'offerta che termina fra 4 giorni, quindi acquisto immediato, mi raccomando. Ovviamente quello pieghevole, c'è anche quello a parete. Solo prendo uso il tuo link. Salvatelo, mettitelo nei preferiti. È un bijou. Comunque, sono passati 10 minuti di riscaldamento. Io non perdo ulteriore tempo e non perdo ulteriori chiacchiere. Prendetevi. Allora, innanzitutto, ovviamente, mi auguro possiate interagire molto nel corso di questa puntata. Possiate essere belli attivi in chat. Ma adesso è arrivato il momento di buttarci proprio lì. Mi devi ancora una key per Battlefield? Ma quando? Quando ti devo una key di Battlefield? In quale universo? Scusami, Boring, mi sono un attimino perso, scusami. Ricordamelo, nel contratto. Ah, certo. Vabbè, sentite, io direi che è arrivato il momento di andare negli stabilimenti per l'ultima volta. Chissà, chi lo sa, degli stabilimenti della Fesso Corporation. Perché è stufo di viaggiare a piedi o in metropolitana sentendo la puzza, percependo stress e arrivando sempre in ritardo al lavoro, l'amici di Alcor offre una soluzione micidiale. Dalle gole più profonde della periferia di Gola Secca arrivano in tutto lo stivale le incredibili, mirabolanti, spumeggianti stazioni di rifornimento Fesso. Carica il tuo bolide come mai finora, fai schizzare alle stelle quel contatore e usufruisci delle nostre toilette dopo esserti scofanato l'ultima confezione di squack. Le stazioni Fesso fanno parte del circuito Rubarta, perciò ogni rifornimento che farai sarà a carico del prossimo malcapitato. Scegli la pompa che preferisci, carica il tuo bolide e scordati di usare i tuoi arti inferiori, perché da oggi Fesso ti farà una pompa micidiale. Fesso, pompiamo il prossimo dal 1969, una filiale della Micidial Corporation. Eccoci qua. Signori e signori, siamo pronti. Pronti e più che mai per questo ultimo appuntamento su Gas Station. Ora è alto, sì, adesso lo abbassiamo appena andiamo in gioco. Ora si abbasserà l'audio di questo grande masterpiece, di questo grande capolavoro di arte contemporanea. E che dire, è una serie che ci ha tenuto compagnia per molto tempo. Per forse anche troppo tempo, ma si sa che anche le belle cose prima o poi devono finire. Ciao Giambo, buonasera, come va? Spero tutto bene. Sei arrivato in tempo per vedere l'inizio di questo ultimo grande appuntamento di Gas Station Simulator. Grazie mille Francesco 2011 _ Fra per il follow. Benvenuto qua nelle avventure di Franky in streaming dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20. Benvenuto. Stiamo per iniziare questo grande evento, questo ultimo grande appuntamento su Gas Station Simulator, prima poi di tutti i futuri update con il car wash eccetera eccetera. Con cui sia benvenuto qua in live. Spero che questa diretta possa essere di tuo gradimento e fammi sapere se tu hai mai giocato o hai mai visto Gas Station Simulator, quindi eccoci qua. Allora, per chi si fosse perso le scorse puntate, gli scorsi appuntamenti, questa insomma è la nostra stazione, come potete vedere, la Fesso Corporation. Puoi ripetere quello che hai detto? Beh, innanzitutto adesso te lo ripeto, caro Francesco, ma prima di far ciò io devo ringraziare il buon Giambo per l'abbonamento 25 mesi. Sentiamo? Ti voglio bene. Grazie mille Giambo per l'abbonamento, il nostro contratto ovviamente continua anche questo mese. Grazie mille per avermi scelto anche questo mese come abbonamento con il tuo canale Prime Gaming. Ovviamente Prime Gaming che tra l'altro ti offre anche giochi gratis ogni mese, cioè di tutto e di più. Quindi grazie mille caro Giambo. Invece per il nostro Francesco, Francesco ti ripeto uno... Allora, a parte ho visto una cosa incredibile. Chi ha avuto l'occhio fine sa che cominciamo molto bene.
Comunque, Francesco, questo è Gas Station Simulator, queste sono le avventure di Frankie, spero appunto che questo canale possa essere di tuo gradimento. Sono in live da lunedì al venerdì dalle 18 alle 20, se vuoi insomma trovi tutti i social, cioè puoi fare il comando punto esclamativo social, insomma di tutto e di più. Spero che ti potrai divertire in questa diretta, perché stiamo per fare l'ultima grande missione su Gas Station Simulator. Un gioco che, a detta di tutti in chat, te lo potranno confermare, è il miglior videogioco del 2021. Senza se e senza ma. Adesso però, reggetevi forte, iniziate a muovervi, a sciogliervi, perché, come Francesco ha ben notato, il pullman. Ma quello, Francesco, non è un pullman qualsiasi. Quello è il party bus. Eccoli, ma scusa, aspettate un attimo però, io avevo chiuso la stazione di rifornimento. C'è un plot twist. Infatti vedete, sono fermi, non scendono. Infatti, vedi, la stazione di servizio è chiusa. Allora. No, no! No, non andatevene, no! No! No, dovevo aprire subito! No! No! No, potevamo cominciare benissimo! Aspettate. Io potrei caricare il salvataggio di adesso. Viaggiamo indietro nel tempo. Però questo è del 18 novembre. Sì, dovrebbe essere questo. Viaggiamo indietro nel tempo. Attenzione. Perché Francesco dici no? Dici era meglio non viaggiare indietro nel tempo? È pericoloso interagire con la propria linea temporale? Vediamo un po'. Sento dei rumori. Questo è lo zio. Forse avevi ragione, Francesco. Era meglio non farlo. Non so perché adesso c'è. Cosa sta succedendo? Vabbè, no, ok, gli oggetti ce li abbiamo. Ma il pulmino adesso dovrebbe arrivare, no? Tecnicamente. Io adesso riapro. E noi siamo in attesa. Vediamo un po'. Apriamo. Ho visto il primo episodio di Ok. Molto carino, cioè, introduce però, insomma, vediamo un po'. Allora, intanto io qua piazzo di tutto e di più. Ok, perché vi ricordo che nella prima, insomma, nella precedente puntata abbiamo comprato di tutto e di più. Guardate quante cibarie, quante cose che abbiamo preso. Ovviamente io, vedete, li metto un po' e un po', così che possa esserci tanta varietà e non mi finiscono tutto subito. Non ci sono peluche. Questi va bene, siamo pieni. Non ci sono prodotti. Ma non ho preso manco le sigarette. Vabbè, non ho preso niente. Mettiamo un po' di donut. E qua devo mettere questo e questo, questo e questo. Ok, diciamo che ci dovremmo essere. Dovremmo essere pronti. Qua i newspaper ci sono. Ok, ok. Vabbè, però mi sa che ha ragione Francesco, non passa più il pulmino. Cioè, evidentemente era proprio, cioè, passava in quel momento, punto. Peccato. Vabbè, si comincia con quest'ultimo appuntamento. Allora, dobbiamo subito chiamare i nostri grandi esperti lavoratori. Ovvero, ragazzi, proprio lui, il nostro amico Macek, Riccardo, guarda, sono tutti lì bravi. Riccardo, intanto paghiamo i nostri employee. Pagamento no, lista compiti, vai subito alle pompe, insomma, subito a lavorare. Ma no, e invece eccolo,
Eccolo. Sì, adesso potete scendere, potete venire. Pronti a ballare, pronti. Mettete le emote, quella di Arnaldo che saluta, che quella sembra un po' che balla. O le emote del Frank News Psyche. Ma che salto. Ma avete visto? Ma che salto fa? Non l'ho mai visto. Cioè, vabbè, è pazzesco. Via, ragazzi. Pronti che si balla adesso. Anche Riccardo è allora, qui ci vuole Macek in cassa, però, eh. Qua ci vuole Macek subito. Macek, per te, la tua sfida finale. Vai. E poi Hiroki subito a pulire. Molto bene, molto bene. Eccoli che arrivano. Il nostro esercito. Bravi, bravi. Ciao ragazzi, benvenuti, benvenuti. Benvenuti, bravi, bravi, anche voi. Ottimo, ottimo. Riccardo è un po' perplesso, sta lì, non riesce a capire bene cosa succede. Ma eccoci qui, sono arrivati, sono pronti e sono pronti anche a sporcare moltissimo. Io già sono qui pronto con la scopa a pulire questo sporco. Via, mettete anche le emote, quella Frankie News, quella tutta carina, RGB. Eccoli, eccoli che arrivano già pronti ad acquistare, a fare acquisti folli. Vi ricordo che l'obiettivo è quello di raggiungere i $5,000. I $5,000 di traguardo. Vediamo un po' se ci riusciremo a prenderli tutti oggi, perché insomma il gran finale sarà difficile, ragazzi, sarà molto difficile. Prendiamo questo sacchetto dell'immondizia. Ah. Ok. Allora, il bagno per il momento è messo bene, però... Quanti anni hai? Allora, ho 23 anni, Francesco. Potresti portare Bus Simulator? Non ce l'ho, però si può sicuramente portare, ecco. Io in passato avevo fatto un po' anche Euro Truck Simulator. Diciamo che Gas Station Simulator ci ha preso il cuore, ecco, Francesco. Insomma, abbiamo proprio un bel rapporto con gli sviluppatori. Sono nato il 28 dicembre. Tra l'altro, se volete farmi un regalo di compleanno, visto che manca poco, potete, insomma, potete valutare, ecco. Potete valutare. Allora, ragazzi, siamo già arrivati quasi a mille dollari, così. Tra l'altro, secondo me, il bus ci sta dando proprio una mano anche adesso ad ingranare subito inizialmente. Guardali. Guardalo che lui sta ballando. Sta ballando davanti al poliziotto. Ciao, il Sinfa Selvatico, buonasera, bentornato qua in live. Come ti chiami su YouTube? C'è il buon Boring che ti spamma subito il canale su YouTube, ovvero Le Avventure di Frankie. Mi trovi anche su TikTok, Le Avventure di Frankie, Instagram, molto importante, con tutte le novità, gli aggiornamenti, Le Avventure di Frankie. Comunque, il Sinfa Selvatico, ben arrivato. Questo è il momento catartico dell'appuntamento di oggi, perché c'è il Party Bus, magari sarà il primo di molti, in quello che è la sfida finale di Gas Station Simulator: raggiungere i $5,000 e finire così la campagna, la storia principale di questo gioco. Il Boringo quando c'è è super... Sì, esatto, quando c'è è super efficiente. Quando non c'è è... Che cos'è? Allora, io sono qua subito pronto a pulire. Ma scusa, cosa sta facendo Hiroki? Dove vai? Hiroki. Nel frattempo, guardali. Io proprio non riesco a fermarmi. Quando sento questa musica non riesco a fermarmi. Ti trasmetto. Ma quello che cos'è? Ma quanto è grosso? Ma è un super... Beh, comunque nel mentre io un po' di... Ma in cosa consiste il gioco? Allora, il gioco consiste ormai in una serie storica, che tra l'altro trovi la raccolta completa qua su... sul canale. Foto di Costa, ma... Comunque, a noi ci è stato affidato questo territorio dove c'è appunto questa stazione di rifornimento che noi, da catapecchia schifosa, abbiamo ripulito, abbiamo migliorato giorno dopo giorno, rendendola quella che è adesso, ovvero una incredibile stazione di rifornimento che ha 3 pompe, la cassa, i negozi, i prodotti, la zona del garage, il parcheggio, le insegne luminose, le palme, il campetto da basket, e addirittura in futuro arriverà l'espansione dedicata al car wash.
e ovviamente quando sarà lo riporteremo qui, tutto il warehouse dove mettere gli oggetti, si può fare di tutto e di più in questo gioco. E c'è come trama questo zio, questo nostro zio mafioso che, come dire, ci manda dei suoi sicari a picchiarci quando non paghiamo. Grazie Jumbo per aver speso 10 bits per riprodurre il RIP. Mi fai un canestro? Eccotelo. Ti è. Comunque se ne sono andati i nostri amici del bus, se ne sono andati via verso, eccoli lì. Ciao ragazzi, è stato un piacere. Ritornate per favore prima delle 20, mi raccomando, eh. E tra l'altro, tra le tante cose, può capitare, un po' come su Battlefield, che palesemente si è ispirato a questo gioco, arrivano le tempeste di sabbia che possono creare scompiglio nella nostra stazione di rifornimento. Comunque, continuiamo a pulire perché, ragazzi, se la stazione è sporca, poi la gente non entra più, quindi, insomma, io vorrei evitare... Intanto qua mettiamo un po' di prodotti, qua mettiamo anche un po' di bevande. Facciamo così, ok. Mettiamo anche il liquore che fa sempre un po' comodo. La gente vedo che non mangia i dolcetti, chissà come mai, chissà com'è. Queste sono delle belle donne. Vedo che si sono scofanati tutti i gelatini però, alla faccia, gelatini, sì, vabbè che ovviamente stando qui nella Route 66 con tutti... tutto questo caldo mi sembra anche giusto, ecco. Qua vediamo nei bagni. Tra l'altro la cosa bella è che, insomma, ogni bagno poi può essere dipinto, può essere colorato. Vedete, c'è tutto il minigioco per dipingere. Sì, si sono scofanati algi dalla... Ma perché esiste l'algi dalla Nutella? Da quando? Allora, qua ripuliamo un pochettino. Anzi, addirittura sto proprio cambiando... Ah, ecco, questi schizzi bianchi così non sono proprio gradevoli. Attenzione, intanto Macek vedo che sta continuando a lavorare. Da sempre, ma io non l'ho mai visto. Ok, molto bene. Vedete che passano ogni tanto anche degli agenti di polizia perché giustamente controllano il nostro operato, ecco. Sono lì, sempre pronti sull'attenti. Ogni tanto arriva anche la guardia di finanza che ci controlla, quindi è un po' pericoloso, è un po' pericoloso. Ti voglio bene, grazie Francesco. Spero appunto che la live... possa essere, insomma, di tuo gradimento. Ma tra l'altro ti sta piacendo Gas Station Simulator? Cioè l'avresti mai pensato che un gioco su una stazione di rifornimento, un po' tipo l'autogrill simulator, sarebbe potuto essere così bello da un punto di vista qualitativo? Io sono rimasto colpito e ha colpito tutti quanti noi che, insomma, alla fine lo abbiamo continuato come serie. Tra l'altro è anche un gioco che ti permette di essere anche un po' un ladro. C'è proprio il minigioco, vedete qua. Dobbiamo cercare di scassinare. È difficile, eh. Dobbiamo scassinare $7. Non si buttano di certo via. Siamo arrivati a $2000, ragazzi, eh. $2000. Siamo messi molto bene. Siamo messi molto bene. Intanto vedete le luci della notte che illuminano, insomma, la nostra stazione di rifornimento. La Salerno Reggio Calabria. La Salerno Reggio Calabria non dimentica. Pure col bot gliel'hai fatto dire. Comunque Macek si vede proprio che è contento che sta lavorando qua. Sente l'aria del finale. Sente che la posta in gioco è molto alta. Quindi bravo Macek, bravo. Certo, ci hanno un po' ripulito diversi prodotti, però... Io voglio resistere, devo resistere perché l'avevo detto, non dobbiamo comprare più prodotti, avevamo fatto il super acquisto prima di cominciare. Vediamo un po'. Per il momento mi sembra che stia andando abbastanza bene, nel senso i prodotti ci sono. Molto bello sto gioco, no, ma è poi insomma, caro Sinfa Selvatico, è fatto da degli sviluppatori che, insomma, dire maestri dello sviluppo è dir poco, perché poi noi, da brava redazione del Frank News, ci siamo andati a vedere tutti gli altri giochi di questi sviluppatori. Cioè, devono arrivare dei giochi incredibili. Deve arrivare Road Diner Simulator, Food Truck Simulator, Paparazzi Simulator, Airport Simulator, cioè che tu devi fare il controllo dei bagagli per vedere se ci sono cose di contrabbando. Cioè, ragazzi, è il gioco dell'anno. E tra l'altro questo gioco arriverà su Nintendo Switch il prossimo anno, su console. Cioè, ovunque.
Comunque sì, come ha detto Boring, mi chiamo Federico. E poi sì, comunque hai ragione, il signor Faselvati. Cioè, hai sempre qualcosa da fare, ma anche fin dall'inizio. Perché poi, soprattutto all'inizio, uno nei simulatori dice, beh, ovvio, hai molte cose da fare. Ma anche adesso, che siamo comunque nelle fasi avanzate di gioco, devi gestire i dipendenti, devi gestire... vedete qua la pulizia del posto, che comunque la potrei pure far fare ad un dipendente. Devi gestire il carburante, vedete qua quanto carburante è rimasto. Devi gestire i prodotti da ordinare. Cioè è proprio, devi avere 3000 occhi e devi essere sempre pronto sull'attenti. E poi ci sono proprio le missioni della storia, diciamo così. Ciao Tiga, buonasera, siamo tornati sul GOTY per il gran finale. Io voglio raggiungere la fine delle missioni principali, voglio riuscire a vedere l'endgame di questo gioco. Comunque Juan lista compiti, io lo metto alla riparazione auto. Ma Hiroki lista compiti, pulisci la stazione. No, ma si vede che... cioè esatto, poi peraltro per essere un indie, per essere un simulatore... è fatto molto bene, cioè io ho incontrato pochissimi bug. Ce n'è giusto uno piccolino, che io però non lo definirei bug, è proprio, secondo me, fatto dal gioco. Cioè questa scopa è una scopa molto potente, guardate. Vedete, è la prima scopa al mondo che può respingere i veicoli. vedete? Così. E diventa all'improvviso una... guarda come l'ho ripartato. Insomma è un po' potente, ecco, è un po' potente. Alla faccia di Dyson e di Vileda, ecco, io ho questa, questa scopa qua è molto più forte. Comunque, 2452 denari che abbiamo raggiunto. Ma Shaq, mi raccomando, rimani lì pronto, qua i gelatini stanno un po' finendo, io, ripeto, continuo a resistere, non voglio... Stasera non portavi Poppy Playtime? Ciao Joe, no, oggi non lo portiamo, facciamo il finale di stagione di Gas Station Simulator, ecco. Credo sia una funzione voluta, sì sì, ma anche se... vabbè, ma poi insomma, gli sviluppatori, caro Tiga, sono maestri dello sviluppo, sanno che alla gente piace quando una scopa può catapultare via qualsiasi tipo di veicolo. Comunque molti simulatori anche famosi sono doppi... ma esatto, esattamente, pieni di bug, di problemi, noiosi. Questo... cioè, ti fa venire voglia di diventare un benzina. Io devo essere sincero, mi sto un po' pentendo di aver fatto l'università. Adesso sarei voluto... avrei voluto aprire la mia stazione fesso dopo questo. Un altro bug è se le macchine nei parcheggi le ribalti camminano a testa in giù o di lato. Questo non lo so, però a volte capitava che si bloccassero, ecco. Quindi è meno buggato di Flight Simulator. Ad esempio, questo simpatico... cliente, noi gli facciamo anche un servizio extra, un servizio di pulizia del veicolo in tutti i sensi, ecco. Tra l'altro difficoltà maestro, è difficile, molto difficile. No sta gente che guarda. Guarda, veramente, tutto molto bello, ma farlo nella vita reale è tutt'altro che divertente. Beh, comunque, chiediamolo a Riccardo. Riccardo, com'è fare il benzinaio? Tra l'altro, guarda, c'è anche l'aurico. Vabbè, Riccardo non parla, vabbè, vabbè. Grazie Riccardo, comunque, per questa testimonianza. Comunque, noi lo sappiamo che qui l'unico dipendente numero uno è lui, Macek. Che fin dal primo giorno, lui è stato il nostro primo dipendente, lui è stato l'unico, bravo. Non dico niente, è palesemente una donna con una barba, non mi sembra proprio, guarda. Riccardo, ah, è finito il turno Riccardo, certo Riccardo. Appena, fiscalissimo, appena finito il turno, subito. Lista compiti, ma quanto ho messo lui? Mostra le statistiche. Ah no, lui fa schifo però. Cioè, no, nel senso, lui non è proprio bravo a fare... Ma se ti passi un fucile faccio fuori Frankie in RP? No, ci dissociamo ovviamente. Lista compiti, vai alle pompe, va, che lui è livello 5. Dicevo a Riccardo, questo servizio con il grimaldello quanto costa? È gratuito, caro... Ma pure Macek me ne va, vabbè, sconvolgente. Mi stanno lasciando tutto a me, guarda. Forse è tempo che faccio un'altra assunzione.
Allora, vabbè, allora sapete cosa vuol dire? Che questo è tempo di sfoderare le mie doti da cassiere, perché questo gioco vi prepara anche a lavorare ai supermercati, alle casse automatiche, sarete i numeri uno, tiè. Guarda, guarda che velocità. Siete stufi di fare la fila? Ci pensa cassiere Frankie. Guarda, 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 guarda che velocità, guarda. Alla Lidl entro, gli faccio vedere una clip, mi dicono: sei assunto. Non serve molto, guarda, guarda. A parte comunque questi fanno degli acquisti, cioè proprio alcol, alcol e ciambelle. Va bene. Salve, lei cosa prende? Vediamo un po'. Un cornettino, secondo cornettino. Un po' così. Non ci posso credere. Ma è, cioè, questo gioco, ragazzi, tra l'altro è in sconto, eh. È in sconto adesso su Steam. Quindi io lo dico. Io, tra l'altro, dopo, ragazzi, rimanete sintonizzati fino alla fine, perché ci sarà un momento epico dedicato proprio a questo gioco, eh. Quindi ve lo dico, rimanete. Frankie, perché non apri una specie di Lidl? Beh, ci vogliono un po' di soldi. Ci vogliono un po' di soldi. Questo che cosa fa? Ah, certo. Sì, ma io comunque sto lavorando da solo praticamente. Ma faccio un po'... cioè, sto facendo un po' tutto. Ragazzi, siamo arrivati a $2,900, eh. Tra l'altro ci danno anche la mancia, vedete? Perché giustamente se lavoriamo bene... tutto quello che guadagni con le sub... guarda... tipo una bella... secondo me... cosa posso prendere con le sub? 10 gol ad oro forse. Più o meno. Siamo lì. Non ho... che, cosa ho sentito? Ah, occhio che fa... che c'è tutte le mosche. Che schifo. Aspetta. Che giustamente questi dicono... fa un po' schifo. Chiamiamo anche il servizio della nettezza urbana. Perché sì, ragazzi, bisogna anche chiamare la raccolta dei rifiuti. Ovviamente è gratuito questa cosa, almeno ci graziano. E comunque, continuiamo. Questi cosa prendono? Birra. Tutto quello che guadagni con le sub è con le sponsorizzazioni di Xbox. Cioè, io vabbè, ricordo sempre che ogni volta in live dico: ragazzi, c'è il Game Pass, eh. Microsoft, mai una volta che mi avesse detto grazie. Dai, vabbè, infatti non si butta via niente. Sono molto buone e ti permettono di sostenere la tua vita per almeno altri 6-7 mesi, eh. Te ne fai una al mese e sei a posto. Tra l'altro mi stanno facendo male in maniera incredibile le braccia e il petto, che ultimamente mi sto allenando, ragazzi. Grazie mille, Joe, per l'abbonamento. 28 mesi raggiunti. Pazzesco, oserei dire. Ultima grande pompa sulla Route 69? Eh sì, è proprio così, Joe. Il titolo di un film, secondo me. Grazie mille, Joe, per il supporto e per avermi scelto anche questo mese con il tuo abbonamento Prime Gaming. Comunque, ma proprio, cioè, questo dolore al petto, ma una cosa micidiale. Che però vuol dire che mi sto allenando bene. Però, mamma mia, un po' dolorosetto, eh. Però così, ragazzi, arriverò d'estate che sarò Macho Man. Ma mi hai fatto spendere almeno 35 euro di Game Pass e 10 volte tanto di Oculus. Potrebbero pagarti, ma nulla, ti scamano male. Sì. O che ti sei strappato malissimo, no. È quel dolore, il dolore di allenamento, diciamo così. Dolore di allenamento. Devi vedere le mie braccia, Frank. Immagino, Gio, adesso tu sarai veramente un bodybuilder incredibile. Poi svieni e vai in ospedale, però quella è un'altra cosa, sì. Ammetto che quando ho fatto tutti gli esercizi degli addominali stavo iniziando a chiedere pietà. Però, insomma, serve. Altro che la roccia. Ma guarda qui, ma proprio gli acquisti che fanno qui. Cioè, comprano biscotti e alcol. Cioè, io non lo so, secondo me è un po' un mal di stomaco. Qualche vomitino. Poi ecco, questo ad esempio è l'acquisto di un acculturato. Grande. Adesso vediamo il poliziotto che cosa ha comprato. Vediamo un po'. Cosa ha preso il poliziotto? 1, 2. Vabbè, 2 muffin. Ma giusto. No, io dicevo delle Goliador. Ah, beh, sì. Vabbè, no, le Goliador sono buone. No! Allora, ragazzi, dovete sapere che purtroppo in questo gioco c'è anche un villain. C'è anche un cattivo. Ovvero
Dennis la peste. Hamburgerino 06, buonasera, benvenuto qua in live nelle avventure di Frankie, in streaming dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20. Spero che questa streaming possa essere di tuo gradimento. Vedo che scrivi qua in chat per la prima volta e dici: ti mando una sfida, accetti? Beh, dipende dalla sfida. Hamburgerino 06, potevi essere hamburgerone però, hamburgerino un po' piccolino, io voglio grandi hamburger. Ma qua questi schizzi bianchi, via, puliamoli. Ma qua cosa succede? Agenti, per favore, arrivederci. Sovviene questo dubbio. Dopo 2 ore di Ring Fit, una live su Just Dance. Beh, ma comunque Ring Fit io ogni tanto me lo faccio, perché per gli esercizi tipo di stretching è molto carino. Molto carino. Hamburgerona anche. Sai come fare ad attivare la chat vocale su Battlefield 2042? Allora, hamburgerino, caro hamburgerino, ti svelo un segreto. Su Battlefield 2042, per attivare la chat vocale, devi aspettare un aggiornamento, perché ancora non c'è la chat vocale. Plot twist. Questo cosa ha preso? Sigarette, gomme, chewing, cose, roba e altri incredibili. Ok, grazie Fra. Prego, hamburgerino. Spero di esserti stato utile. Adesso ho il terrore che però tu avrai già chiuso la live. Te lo sei meritato. Che cosa? Cosa mi sono meritato? Un fulmine? Ma come? Sì, comunque è vero, ragazzi. Non c'è la chat vocale. La devono mettere. Cioè, io sono rimasto un po' sconvolto. Però oggi è uscito comunque un primo aggiornamento su Battlefield e dovrebbero aver migliorato un po'. Ma che schifo è qua che è pieno di piedi? Ah, però hamburgerino, cioè, sono esterrefatto però, esterrefatto. Grazie mille per l'abbonamento col Prime Gaming. Spero che questo possa essere il primo di una serie di infiniti mesi qua nelle avventure di Frankie. Grazie mille, hamburgerino. Grazie di cuore per l'abbonamento. Spero ti potrai divertire. A disposizione hai tantissime emote normali, ma anche da poco animate, quindi mi raccomando, mi stai simpatico, sono contento. A volte me lo dico anche a me stesso, mi dico: ah, ma sai che sono molto simpatico. Ti seguo pure su TikTok. Ah, beh, allora grazie mille, grazie anche per seguirmi su TikTok, dove spero insomma di tenerti sempre aggiornato. Ecco, pensa che qui in live potrai scoprire più notizie, perché insomma in diversi giorni della settimana facciamo proprio il Frank News in live, quindi scoprirai molte cose anche in anticipo rispetto a TikTok. Quindi Il colpo d'occhio qua anche su Twitch va fatto, ecco. Autosentimento. Sì, ogni tanto. Ah, sei simpatico. Sì. Allora, Macek, però per te è tempo di tornare a lavorare. Perché, come dire, io da solo. Anzi, aspetta, io mi rifaccio solo un'ultima. 8 clienti in fila. Ragazzi, siamo arrivati a $3,300. Non manca molto. Non manca molto. Allora, chiamiamo Macek però. Macek, vieni te. Lista compiti, gestire la cassa. Poi Riccardo, lista compiti, auto. Hiroki, lista, pulisci la stazione. Bene. Molto bene. Adesso proprio Juan sta messo proprio male. Adesso ci possiamo dedicare nel frattempo alle nostre attività secondarie, che sono estremamente importanti quanto gestire... Ma questo è Zeb? Con la cosa nera, rosso, gli occhiali. È Zeb. Zeb con i... Uzio. È un ace gamer. Allora, noi adesso ci dedichiamo al nostro altro hobby, ovvero aprire le macchine dei clienti per prendergli in prestito un po' di soldi. Ora mi fa bannare. Gufo in... Ma come gufo imbottito? Ma cos'è? Come gufo imbottito? Che spavento. Vecchio foto di costa. Tra l'altro vedete qui abbiamo un po' di prodotti, un po' di cose. Car parts. Ok, apriamo altre macchine. Tra l'altro gli sviluppatori di Forza Horizon 5 si sono ispirati a questo, a queste macchine per farle. Ve lo dico, potrebbe... Prima che te ne vai. No. Vabbè, niente. Ma scusa, sta macchina?
questa è rimasta bloccata qua. Signorina, lei ha proprio bisogno di una... di una spintarella, ecco. E... signor poliziotto, quello che sta per succedere non è di suo... di suo... Ale. E la fisica muta. Magia. Lo so, queste emozioni le può dare soltanto un gioco. Questo, soltanto questo. Ha voluto... Sì, no, io gli ho dato soltanto una mano, ragazzi. Una mano con la scopa, ovviamente. Poi il resto è tutta fisica, è tutta... tutta cosa così. No, roba normale, ecco. Bene, cos'altro sta succedendo qui? Beh, io direi di continuare a rubare un po' di auto, perché siamo a $3,840, ragazzi. Ricordo l'obiettivo di dover arrivare a $5,000. E... no, qua è tutto bloccato. Ok, $8. Ma uno che ha, magari, che ne so, un cinquantino, così. Questo è chiuso maestro, eh. Allora, a volte la difficoltà maestro... Vedete quanto è difficile, perché basta poco e rompi il grimaldello, eh? No. $14, sì. Mamma mia. Ottimo. Andiamo a vedere che succede dentro al nostro negozio, perché comunque è giusto anche andare a curiosare. Un po' sporchino qui, eh? Chi è che l'ha detto alle pulizie? Guarda qua, che schifo. Cioè, devo fare tutto io. Proviamo a fare un bel lancio, comunque sia. Vediamo un po'. Che schifo, volevo fare un lancio un po'... Preciso. Preciso al min... Tra l'altro, voi direte, ma questo gioco è un simulatore di stazione? Questo è anche NBA 2K21 incorporato, perché c'è anche... Ovviamente l'abbiamo pagato. Cos'è? Una palla costa $5. Ma pure. Ma pensa te. Vabbè, lo faccio solo per... Ma dov'è la palla? Ecco. Ok. Proviamo a fare canestro. Subito. Mamma mia, ragazzi. Il Michael Jordan. Solo io. Allora, qua la situazione... Ragazzi, siamo arrivati a $4,172. Meno 900, ragazzi. Meno 900. Questo con la maglietta di Death Stranding. Pazzesco, ragazzi. Ci siamo. Non manca molto. Non manca molto. Ormai... Ah, ma attenzione, è partita una sfida. Allora, voi non la vedete perché la sto coprendo io con la webcam, ma abbiamo 9 minuti per poter... pulire 10 vetture. Quindi dobbiamo immediatamente cominciare con la nostra sfida, perché ci potrebbero dare un po' di soldini. Magari proprio i soldini necessari. Attenzione, $5. Questa macchina non si può aprire. Attenzione, mazza, tutte vetture. Questo per... No, cavolo, se n'è appena andato. Lui, principiante. Attenzione, il tempo è tiranno. $6, perfetto, siamo a due macchine. Stamattina mi è arrivato un video in home, parte il Lambo, parte... Ah, così. E poi magari in privato user mi segnala il video, ecco, cortesemente. Il 2014. Ah, sarà un video di GTA probabilmente. Allora, siamo a due macchine, la sfida si fa sempre più intensa. No, non le faccio sparire, semplicemente... Oh, ma non... Ah, beh... Cos'è? Che cos'è?
Che cos'era? Il signognum. Il signognum podoplium. No, piantina verde non la si poteva chiamare. E la mettiamo qua, che bellina. Franky, ma perché tu, mio amico, non fa entrare in Battlefield da PlayStation 5? Tu giochi da PC, hamburgerino? Fammelo sapere, così ti do una mano. Io sì. Allora, il tuo amico deve andare sulla sezione, deve innanzitutto avere abilitato il crossplay. Deve controllare nelle impostazioni se hai abilitato il crossplay. Da lì, poi devi andare sulla sezione degli inviti. Tu apriti il gruppo. Ti apri il gruppo, lo mantieni aperto. E lui deve cercare il tuo nome EA. E a quel punto ti potrà aggiungere, potrà unirsi al gruppo. Te lo dico perché l'altro ieri in live, sì, l'altro ieri in live abbiamo giocato a Battlefield e con un con il dottor Arch, il nostro esperto opinion leader del canale, e lui gioca da PlayStation, io da PC, e quindi insomma, c'è anche tutto in live, l'abbiamo fatto. E di che, figurati. Sì, anche Totonino diceva no. Beh, mica, sì, beh, effettivamente. Quanto costa? Non so. Oh, ma dai. E allora? Oh, ragazzi, 4500. Mancano 500 dollari e siamo a 4 veicoli su 10. Perché mi dice c'è uno a carburante? Ok, rifornimento, c'è qualcuno. Ma guarda! Dai che non funziona niente. Vabbè. Che poi la cosa brutta, non so se lo sapete, ma se c'è un cliente dentro, eccolo, vedi, inizia a correre. Se ne va via poi lui. Comunque, mamma mia, quanti veicoli, cioè proprio. Oggi la stazione per il gran finale è proprio bella piena. Guarda qua che scenario, che tramonto. Salve, benvenuto. Io ho il grimaldello così, tanto per, non si preoccupi. 4670 dollari, ragazzi. Ormai la quota dei 5000 diventa sempre più vicina. Un po' mi metto a piangere, devo essere sincero. Dai, però. Vabbè, però, un minimo. Eh no, più andiamo così è peggio, Un pelino. Oh, 14 dollari, non male. Siamo a 4738, questa è difficoltà maestro. Guardate quanto è difficile. Niente, ma si rompono subito poi. Questa macchinina qua che mi sembra facile. Infatti stiamo facendo Thief Simulator oggi, cioè non è gas station. E andiamo, 8. Aspetta, allora, se non è così sarà un po' su. Ormai sono diventato anche maestro ladro proprio. 9 su 10. L'ultima macchina da scassinare. Sta per partire. Mamma mia, aperta in tempo. 100 dollari ci ha dato, vedete, evento completato. Mamma mia, che orgoglio proprio. Orgoglio della Route 66. No, ragazzi, ma è sporchissima. No, via, dobbiamo pulire. Vabbè, ma, cioè, i miei dipendenti, però, io li, ma che li pago a fare, cioè. Che problema, guarda che schifo, le mosche, il vomito, schifo, mamma mia, proprio vedete questo fetore verde che viene emanato dal cestino. Ah, presto, consegna, raccolta dei rifiuti, ok. Mamma mia, dai, Puglia. 5000! No, ragazzi, ci siamo. Addirittura sta arrivando la tempesta di sabbia che rende tutto più poetico. Ci siamo, ragazzi. Guarda, il gran finale, Il gran finale. Ci siamo. Stiamo per arrivare.
al finale. Io non dimenticherò Riccardo, non dimenticherò Maciek, non dimenticherò i clienti che si buggano nelle piante, non dimenticherò il magazzino e neanche la tempesta di sabbia. Non posso dimenticare questa stazione di rifornimento, che si è migliorata giorno dopo giorno. È partita così piccolina, così insignificante. Era piccola come una pietra. Dobbiamo rispondere al telefono. Dobbiamo pareggiare i conti con nostro zio. Parliamo con nostro zio e chiudiamo una volta per tutti i conti. E cos'è quell'oggetto? L'UFO! L'UFO! L'UFO si è scontrato con l'aereo! Eccolo! Il teppista, gli diamo i soldi finalmente. Questo era lo scagnozzo che ci mandava lo zio. Hey punk, this place you've got here is amazing. And you've got all the money? Great, that's mighty kind of you. Best of luck and hope I want to have the comeback here all angry and everything. Forget to tell you. Boss left you a little something should help you with the little twerk. Go check out your parking area. Peace. Che muscoli ha? Che cos'è? Dennis Defense? No, si attiva la sirena quando arriva Dennis. E mi date gli oggetti da lanciargli contro a quel bambino maledetto che viene a sporcare. Cioè, adesso gli posso lanciare di tutto e di più. Ah, adesso appena arriva Dennis mi diverto proprio, guarda. Mi diverto proprio. Ma guarda, quanti oggetti posso... Vabbè, ok, posso ovviamente spawnare di tutto e di più. Ma voi ci avete fatto caso che mentre c'era la cinematica, l'UFO si era scontrato contro l'aereo? Io l'ho visto, poi dopo cercheremo... A parte che adesso qua dobbiamo pulire questo. Io ho visto in pieno l'UFO, non so se qualcuno ha clippato, ma è preoccupante quello che abbiamo visto. Comunque ragazzi, è incredibile, ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo portato a termine tutti i compiti di Gas Station Simulator. Che dire, è stato... Cioè, io veramente quando ho cominciato questo gioco l'avevo pensato come una live, così, una one shot su questo gioco. E invece... è diventato qualcosa di molto più grande di noi. Ci siamo emozionati con gli sviluppatori, con Drago Entertainment. Veramente, io sono colpito, ragazzi. Sono veramente colpito dalla bellezza di questa... Ovviamente adesso però dobbiamo un attimino ripulire, ecco. Dobbiamo un attimino ripulire dalla bellezza di questo gioco, dalla bellezza di questo titolo, che dire bello è dir poco. Veramente, ovviamente adesso siamo senza soldi perché, cioè, abbiamo speso tutto. Non posso manco pagare i dipendenti. Devo fare di nuovo tutto come se fossimo tornati all'inizio. D'altro, ecco, questo è il... olè. È il modo per... No, li ho disattivati. Ma... Ah, addirittura la pompa automatica qui c'è. Questo è il sistema per farlo, insomma, da sé.
Io sono veramente contento che chi di voi era presente qua oggi ha potuto vivere e ha potuto... lo so, ho tirato un attimo di là. Comunque sono contento che chi di voi è stato qua presente là. Un altro minuto qui dentro e sto per vomitare. No, no. Che brutta frase. Cioè, voi immaginatevi, uno entra dentro il negozio, se rimango un altro minuto qua dentro vomito. Cioè, non è proprio bello, ecco, non è proprio bello. Allora, settimana prossima Dead by Daylight gratis su Epic Games Store. Attenzione, attenzione. Vabbè, ormai costava veramente poco il gioco, quindi ci può anche stare, eh. Qui un po' di casino, comunque sì. No bad, direi, no, assolutamente no bad. Allora, io adesso salvo ovviamente il gioco, quindi abbiamo l'endgame, perché adesso, ragazzi, di nuovo musica triste. Perché noi adesso dobbiamo andare a fare una cosa ancora più importante, estremamente importante per Gas Station Simulator. Ve l'avevo detto che avremmo fatto una cosa speciale. E allora guardate che cosa facciamo per Gas Station Simulator. C'è solo un modo per potergli dire grazie. C'è solo un modo per poter fare i complimenti a questo gioco, per poter fare tante congratulazioni. No, no, rimani sul Gas Station, rimani sul Gas Station. C'è solo un modo per poter fare veramente i complimenti, gli auguri e tutto il supporto a Drago Entertainment e a Gas Station Simulator. Ed è per questo motivo, ragazzi, che adesso su Steam si possono votare i giochi negli Steam Awards, che tra l'altro andremo a fare. Ma c'è solo una categoria dove io posso votare questo gioco, e lo sapete bene, lo sapete meglio di me, lo avete detto fin da subito, e io lo dico ancora una volta qua, perché il premio gioco dell'anno, Game of the Year, leggete anche la descrizione, è proprio perfetta, sentite le parole di Steam, sarà per il gameplay immersivo, la storia avvincente, i personaggi ben costruiti, il design perfetto, o per la modalità, vabbè, multigiocatore, eh? Qualunque sia il motivo, il vincitore del premio miglior gioco dell'anno è destinato a diventare subito un classico. Ditemi voi se questa descrizione non è quella perfetta per Gas Station Simulator. E allora io vado a nominare... Sì. Nomina. Ed eccolo qua. Io l'ho fatto. Gas Station Simulator, gioco dell'anno. E se anche voi avete un cuore, e se anche voi avete visto la bellezza di questo gioco, farete lo stesso. Facciamo diventare Gas Station Simulator gioco dell'anno. Colpo di genio, un prodotto
Ed eccoci qua, rieccoci qua, rieccoci tornati. Che dire, che dire. Scusate, un'altra parte, sempre lo spot dopo. Ok, bene, molto bene. Allora, bravo hamburgerino che dici vado a nominarlo. Hai fatto, fai veramente bene. Allora, nuova pubblicità dell'Amici del Corporation. Beh, l'Amici del ha sempre tanti prodotti in canna, insomma. E tra l'altro molti arriveranno a partire dal primo di dicembre. Vado a cercare una... Sono un po' eccessivo. Comunque, abbiamo alcune notizie molto importanti. Appunto, quella che ci aveva anticipato User poc'anzi, ovvero che Epic Games metterà gratis. Attenzione, grazie mille a Cristiano per il follow. Benvenuto qua nelle avventure di Frankie in streaming dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20. Benvenuto qua in live, spero insomma che la streaming possa essere di tuo gradimento. Sei arrivato giusto in tempo perché adesso c'è un piccolo momento del Frank News, ovvero la serie che ti tiene costantemente aggiornato sulle news videoludiche, tecnologiche e poi basta, perché altrimenti sarebbe un TG, ma poi soprattutto faremo le nomination dei giochi su Steam, perché appunto abbiamo appena fatto la nomination del Game of the Year 2021, ovvero Gas Station Simulator, però insomma ci butteremo anche sul resto dei giochi e li voteremo assieme, quindi avrò bisogno anche del vostro aiuto per scegliere i migliori delle categorie. Ma la cosa che volevo dire, che mi ha fatto troppo ridere, la notizia adesso qua la sto leggendo su multiplayer.it, appunto i giochi annunciati, Dead by Daylight sarà gratuito appunto a partire dal 2 dicembre alle ore 17, ma la cosa che mi ha fatto ridere è che il primo commento... Insomma, è il suo gioco, è il suo gioco. Comunque, andiamo su Steam. Andiamo su Steam e vediamo un po' le varie categorie. Allora, per chi non lo sapesse, Steam adesso ha degli sconti. Ci sono i saldi invernali, se non erro. No, autunnali, scusate, i saldi autunnali. Dal 24 novembre al 1 dicembre. E poi arriveranno anche quelli natalizi, quelli invernali, quindi tanti sconti in questo periodo. Ci sono effettivamente dei buoni saldi su Steam, se vi interessa. Ma tra l'altro io perché ho ancora questo? Eccoli qua, perfetto, scusate. Dicevo, sono già povero abbastanza. Comunque, vediamo i vari premi, cioè ci sono delle varie nomination che si possono fare ai vari giochi. Io ovviamente vi ho detto qual è il Game of the Year, ovvero Gas Station Simulator, ma andiamo a vedere anche gli altri. Abbiamo il premio gioco VR dell'anno. Allora, io siccome l'ho giocato quest'anno, nomino senza troppi problemi Half-Life Helix. Però... Solo quelli rilasciati quest'anno? E allora non lo so, dopo dobbiamo vedere. Non so che giochi VR sono usciti quest'anno. Premio Atto d'Amore. Questo gioco è stato rilasciato già da un po'. È passato molto tempo da quando gli sviluppatori hanno svelato per la prima volta il frutto del loro lavoro. Ma nonostante ciò, continuano a supportare e a prendersi cura della loro creazione, proprio come dei bravi genitori. Anche dopo tutti questi anni, il gioco in questione continua a essere aggiornato con dei nuovi contenuti. Allora, qui secondo voi chi si meriterebbe il voto? Caffè, vabbè, non l'avevo letto il premio gioco VR dell'anno. Hamburgerino dice Rainbow. Qui ci suggerisce Fall Guys, PUBG. Allora, PUBG è vero, è stato aggiornato, però uno, insomma, e Red Dead Online, insomma, Crab Game, ma è uscito due giorni fa. Allora, Atto d'Amore, Warframe, per voi che non ci giocate non potete capire quanti aggiornamenti fanno. Beh, allora sicuramente là fuori ci sono tantissimi giochi che ricevono aggiornamenti, come dici te, Joe, ogni volta. Allora, è vero Rainbow Six, do ragione all'hamburgerino che Rainbow Six effettivamente ha un po' di roba. Però io ho questo cuore pulsante verso un gioco che a me piace molto e che tra l'altro, secondo me anche quello arriverà free to play, a brevissimo, ve lo dico. Avevamo già parlato ieri, ovvero Fall Guys! Premio meglio in compagnia.
PES, beh, PES non proprio, con l'ultimo, questo ultimo esperimento free to play non è che sia andato proprio bene. Premio meglio in compagnia. Esistono dei giochi che non rendono al massimo quando, quando giochi da solo. Forse hai bisogno di un amico che ti guardi le spalle o di un amico da accoltellare alle spalle. In ogni caso, il divertimento attende chi raduna gli amici per giocare insieme a questi titoli. Nel 2022 dagli stessi creatori uscirà Road Diner Simulator. Guarda Cristiano, ci siamo visti tutti i giochi in una live. Tra l'altro guarda, io nella wishlist ce li ho tutti. Io me li voglio fare tutti. Guardate, Food Truck Simulator, Airport Contraband, che dice 2021 ma ormai non ci credo più, Red Frost, Detective Simulator, Paparazzi Simulator, Winter Survival Simulator di cui abbiamo fatto la demo, bellissimo, e poi Road Diner Simulator. Cioè io veramente non vedo l'ora, non vedo veramente l'ora, proprio non vedo l'ora. E soprattutto il gioco di SpongeBob, non vedo l'ora, lo dico, non vedo l'ora. Comunque torniamo ai premi. Allora, Fall Guys più che atto d'amore, atto di soldi. Comunque, meglio in compagnia, non so che cosa gli si potrebbe dare. Cioè, un gioco che giocato in compagnia è meglio? Beh, Bro Fools, no? Cyberpunk non penso proprio. Tu hai votato Battlefield. Beh, GTA Online, ovvio, sì. Soprattutto quando poi mi dossano. Veramente un piacere. È difficile, eh? Allora, Burgerino, ti capisco, però io Battlefield non ce l'ho. Ah, lo potrei votare comunque, anche se non... Cioè, io ce l'ho su Origin. Io non ho giocato ai giochi 2021 su Steam. Ma vabbè. Non so, un gioco meglio in compagnia... Ah, beh, no, aspetta. Io quest'anno comunque li voglio premiare. Ah, però deve essere... Ma anche qua deve essere uscito quest'anno, no, dai... Forza Horizon, allora, sì. Cioè, no, occhio, Back 4 Blood anche c'è. Allora, gli potrei dare Back 4 Blood, che sicuramente meglio in compagnia è quello che rende di più. Perché comunque Forza Horizon, anche se te lo giochi da solo, ti diverti lo stesso. Glielo do a Back 4 Blood, che non ce l'ho qui, ma ce l'ho su PlayStation 5. E... cioè, questo è proprio l'esempio classico, cioè se devi giocarlo con gli amici. Forza Horizon per miglior grave. Adesso vediamo che cosa... Le categorie. Sì, forse qua. Premio miglior stile grafico. Lo stile visivo... No, ah no. Lo stile visivo non punta alla fedeltà grafica del mondo reale, ma piuttosto descrive aspetti e contenuti che pervadono un intero gioco. Quindi non deve essere necessariamente fotorealistico. Però... strana questa. Quindi qua è più una roba artistica. Forse direi no. No, perché non si parla di puntare al fotorealismo. Se no avrei detto Forza Horizon. Cioè Red Dead è uguale. Qui so chi si potrebbe prendere il premio, e cioè Deathloop. Perché Deathloop ha uno stile grafico molto particolare, carino. Non punta al fotorealismo, però ha questo suo stile grafico molto particolare. Glielo vorrei dare a Deathloop. Tra quelli usciti quest'anno, eh. Secondo me non solo Red Dead. No, beh, il fotorealismo lo fanno tanti giochi. Ovvio che di recente Red Dead, Forza. Ce ne sono alcuni che puntano molto. Premio gameplay più innovativo. Allora, qui potrei darglielo sempre a Gas Station Simulator. Gli sviluppatori di questo gioco sono in prima linea nella sperimentazione creativa e portano una ventata d'aria fresca e sorprese stupefacenti. Questo gioco ha deliziato, ispirato e divertito con delle novità mai viste prima. Qua voglio sentire prima la vostra. Perché gameplay più innovativo quest'anno... Oddio, forse qui... Forse qui anche Deathloop. Cioè, Deathloop sarebbe da rimetterlo... perché effettivamente è innovativo per molti aspetti. Però vediamo cosa... Perché sempre Cyberpunk tra i suggerimenti? No!
Forse veramente Gas Station. Secondo me Battlefield con il menu di cambio di armi o Deathloop. Sì, Deathloop ci starebbe. Cioè, per il meme potrei mettere Gas Station, però effettivamente Deathloop se lo meriterebbe. Non puoi rimettere. Ah, non posso rimetterlo. Ah, male, molto male. È vero, ne devo scegliere uno per categoria. Ci dobbiamo pensare, allora. Ci dobbiamo pensare. Premio miglior gioco in cui fai pena. Questo è il gioco che premia la tenacia e non è per i deboli di cuore. È il gioco più difficile che abbiamo mai amato. Tutti? Lumina? Sì, io... Non c'è Lumina fra le candidature, peccato. Quest'anno ho fatto pena in tanti giochi. Battlefield potrei mettere. Anche se su Battlefield me la cavicchio comunque, cioè faccio un sacco di uccisioni, cioè. Un gioco in cui quest'anno ho fatto pena. È difficile, eh. Tutti quanti. Vediamo un po' con la A che cosa mi può venire. Beh, c'è Age of Empires in cui comunque faccio pena. Vabbè, no, non è vero. Io ho messo quello del granchio. Qual è quello del granchio? Crab Game? Ci potrebbe stare, sì. Però vabbè, c'è Forza Horizon. È difficile. Vabbè, dai, sì. Diamogliela a Crab Game, però voto un po' così. Premio miglior colonna sonora. Allora. Qui è difficilissimo perché non è che cioè, purtroppo i giochi usciti su PC non è che ce ne siano tanti che abbiano avuto ottime colonne sonore. Mazza, difficile, eh? Aspetta, facciamo il reverse. Andiamo su Steam e vediamo magari tra i più venduti se mi viene in mente qualcosa. Ah, beh, c'è Sea of Thieves, che comunque ha una bella... Però non è che è miglior colonna sonora. God of War esce a gennaio 2022. Quindi devi ancora uscire. Allora, veramente c'è Cyberpunk. Glielo potrei dare a Cyberpunk. Però dargli un voto a Cyberpunk è brutto. Soprattutto dopo tutto quello che hanno fatto. E cioè... sì, cioè... O a Cyberpunk... Ah, Doom! Glielo potrei dare a Doom Eternal, ma non so se me lo prende, perché non è che è uscito quest'anno, quindi... Vediamo se me lo fa dare a Doom Eternal. Vediamo una... Ma non penso. Non penso. Vediamo un po'. Metti uno a caso piuttosto. Allora, nomina. Vediamo se me lo fa dare. Doom. Ah, sapete come si salva? Perché è uscito il DLC. Ah, non me lo fa dare perché è un DLC. In fondo Cyberpunk è un bel gioco, un po' buggato, ma comunque un bel gioco. Sì. Però tutto quello che è successo, tutto il modo in cui è stato... Io l'ho giocato su PC, Day One. Tra l'altro Hamburgerino, se proprio hai voglia, sul canale, lo trovi sul canale YouTube, ma forse anche qua nei VOD, c'è una playlist, una raccolta, si chiama Best Moments. In occasione del lancio di Cyberpunk c'è stata una particolare avventura dove io sono finito a Night City e mi ha aiutato con la voce originale italiana doppiata da Federico Viola. Ho fatto questo speciale evento, questa speciale avventura. Ti invito a recuperarla perché è molto molto bellina. Insomma, è una delle punte di diamante dell'anno scorso. Quindi è molto molto bellina.
Però non è quello promesso, sì, sì. Comunque, boh, sulla soundtrack veramente, però, ragazzi, cioè, o lo do a Cyberpunk o non so cos'altro darlo. Cioè, Sea of Thieves, ma Sea of Thieves non me lo prenderà mai, perché non è uscito quest'anno, e infatti, Bel dubbio. Vediamo un po'. Premio, ecco, qui forse sul premio meritato relax darei Forza Horizon, perché Forza Horizon è proprio anche uno di quei giochi che, come dice la descrizione, è un gioco scorrevole, rilassante, ti farà dimenticare le preoccupazioni e i problemi, sarà il tuo momento zen, cioè veramente cioè per me, ovviamente, fra queste categorie è quello che se lo merita di più. Io vi ricordo, trovate la recensione sulle pagine di Game Source, ve ne ho parlato a lungo, in anteprima, eccetera eccetera, e non a caso gli ho dato 9,5, cioè comunque è un gioco bello corposo, però sicuramente è anche un gioco molto relax, da relax, cioè voi, ovviamente io lo gioco su PC in 2K eccetera eccetera, però mi immagino il fruitore classico, accende l'Xbox oppure lo collega in cloud, ti siedi sul divano, televisione gigante, sparata, bellissimo. Premio miglior gioco dalla trama profonda. Ci sono giorni in cui soltanto un gioco carico di narrativa coglie nel segno e ci dà la carica. È coinvolgente come una soap opera e perfettamente calibrato come una sceneggiatura televisiva. Complimenti per averci fatto provare delle sensazioni forti. Ma poi Gas Station mi leva lo slot da Game of the Year. Quindi no. Ormai si è preso quella categoria, hamburgerino. Però guarda come nei suggerimenti. Difficile. E It Takes Two, vediamo se me lo dà. Sì. Mettiamoli It Takes Two. Comunque sulla colonna sonora a questo punto metterei... Io comunque dai, glielo do a Cyberpunk per la colonna sonora. Secondo me anche ai The Game Awards vince, per la colonna sonora, perché vi ricordo che Cyberpunk è candidato su due categorie: miglior roleplay game, che però secondo me lato roleplay funziona un po' male, e miglior colonna sonora. Potrebbe vincere sul miglior colonna sonora. Comunque premio game, forse però, sapete, cioè It Takes Two io lo darei sul premio gameplay più innovativo, perché forse It Takes Two è veramente... Farei così, guardate. Invece premio gioco con la trama più profonda metterei Red Dead. Però non è uscito quest'anno, non... Cioè che metto? Red Dead Online? Andiamo a vedere sul negozio di Steam se mi dice se abbiamo qualche suggerimento di quest'anno che sia uscito su PC. Novità e tendenze, novità popolari... Facciamo i più venduti. Quest'anno, data di rilascio. No, facciamo, aspetta. Allora, rilevanza. Tra trama profonda e metti Rambo. cosa possiamo mettere? Che poi è uscito quest'anno. Proprio difficile. Battlefield che non ha la campagna. Potrei mettere... Resident Evil Village. Però... Vabbè, dai, mi è piaciuto a me Village. Mazza, Doom Eternal a 14... Vabbè, è nel Game Pass, però. Potrei dargli... Inscription. Non so se... me lo fa mettere nella categoria Inscription. Però Inscription non ha una trama. Cioè più... Cioè oddio, c'è un po' tutto contorto Inscription. Comunque facciamo così. Proviamo Gris Mode, no. Sono combattuto. Difficilissimo. È difficilissimo questa categoria. Più che altro
Cioè, ci fosse stato. Ci fossero stati altri giochi usciti su console. Cioè, io non sapevo che mettere come VR. Neanche io, infatti, ancora non l'ho messa la categoria. Così a buonasera, come va? Spero tutto bene. Ah, mamma mia, trama profonda. Non so cosa mettere. Sono super combattuto. Tutto bene, si va avanti. Vabbè, niente, dai, mettiamo il gioco dei Guardiani della Galassia, che comunque ne ho sentito parlare estremamente bene. Tra i migliori giochi VR per me, VR 8. Super 8 intendi o... Allora, facciamo così. Marvel's Guardians of the Galaxy. Io lo trovo di vari giochi Bethesda, Doom Fallout a 40 euro. Non male. Comunque, gioco VR, adesso io sono proprio curioso di sapere i giochi VR usciti quest'anno. Vediamo la categoria. Novità e tendenze. Cioè, non posso sceglierlo qua, VR. Aspetta, vediamo un po'. Sopravvivenza. Uncharted. Esce a inizio 2022. Free to play, no? Simulazione, corse. Non c'è. Voglio un VR game. Posso cercare un VR game? Flight Simulator. Cosa è uscito VR? Sì. Quest'anno cosa è uscito VR? Data di rilascio. Miglior gioco della trama profonda, Poppy Playtime. Ah, ma me l'hanno detto anche ieri di giocarlo. Lo vorrei provare. Magari lo facciamo domani. Lo facciamo domani. Poppy Playtime. Ma cosa è uscito? Ah, qui ci vuole una ricerca. Uncharted. Il Sinfa Selva, dico, Uncharted esce a inizio 2022 su PC. Quindi non lo posso votare. Così come anche God of War. Se no, sarebbe stato facilissimo. No, figurati. Sarebbe stato facilissimo. Li avremmo votati subito. E fine. Tante care cose. Vediamo un attimino. Halo non è ancora uscito. Hamburgerino. Esce l'8 dicembre. E lo proveremo. Perché mi incuriosisce molto la campagna. Giochi VR 2021. Sniper Elite VR è uscito? Glielo posso dare quello sulla fiducia proprio. Vediamo. Vediamo se me lo fa votare. Torniamo su Steam. Super Hot VR non è uscito quest'anno, Hamburgerino. L'abbiamo anche fatto in live una volta, veramente bello. Super divertente. Super Hot. Sniper Elite. Sì, allora dai. Io lo do a Sniper Elite solo perché mi è piaciuto tantissimo. I vari Sniper Elite mi sono piaciuti. Boh, abbiamo fatto tutto. Quindi dovremmo anche esserci adesso presi le medaglie. Vediamo. Dobbiamo giocare ad un titolo che hai nominato. Vabbè, ma l'ho giocato adesso. Gas Station. E poi pubblica una recensione. Beh, sicuramente lo farò adesso. Insomma, per i vari titoli. Non male. Ci siamo fatti le nostre nomination. Bene. Ma non benissimo. Secondo me sono delle categorie un po' strane. Così come anche quelle poi nominate ai The Game Awards. Io lo ripeto. Returnal, che non è candidato ai GOTY. Lei ha Forza Horizon. Caro Sinfa Selvatico. Se voi andate sulle pagine di gamesource.it troverete la recensione non solo di diversi giochi, ma anche di alcuni giochi tra cui Forza Horizon 5, fatta da me medesimo. Io giocavo a Forza Horizon 5 prima ancora che fosse uscito. Io ho giocato con gli sviluppatori a Forza Horizon 5. Allora sei troppo bravo. Ti meriti 100 sub sicuramente. Comunque no, trovate la recensione. C'è la video recensione appunto sul canale YouTube di GameSource, ma anche la recensione su GameSource.it. Allora, ve la faccio vedere adesso
a schermo, dove io gli ho dato 95, 9 e mezzo, diciamo così. Eccoci qua. Questo l'ho scritto tutto io. Questo sono io, questo è il mio personaggino. Vedete gli screenshot, le gare, le cose, le foto, le modalità, tutto quanto. Insomma, un'analisi dettagliata del titolo, delle emozioni che trasmette. E questo è un po' anche il riassunto, no? Il The Good, un comparto tecnico eccelso, un mondo di gioco diversificato e ben strutturato, il parco vetture il più ampio della serie, l'avventura Horizon offre una gradevole varietà di gameplay, il sonoro del titolo anch'esso ben realizzato, multiplayer raffinato assieme a Live and Lab. The Bad, un lieve problema con la render distance nella versione PC e qualche caricamento di troppo che potrebbe essere eliminato. Queste, diciamo così, sono le mie analisi veloci su Forza Horizon 5. Poi ho fatto anche la recensione di Battlefield. Devo dire che quest'anno ho fatto un sacco di recensioni di un sacco di giochi grossi. Ho fatto anche la recensione del DLC di Far Cry 6. E poi cos'altro ho fatto? Quest'anno ho fatto Ratchet & Clank, Ghost of Tsushima Director's Cut. Veramente mi ritengo molto fortunato. Ecco, quest'anno ho fatto veramente un sacco di recensioni. Ciao Motez, come va? Spero tutto bene. Ti sei perso il gran finale di Gas Station Simulator. Mi raccomando, poi recuperalo, tanto domani uscirà tutto il montaggio su YouTube. Quanto costa Forza Horizon? Allora, Forza Horizon 5 su Steam 60€. Però ti puoi far furbo, ti fai l'abbonamento al Game Pass. Se la prima volta che lo fai lo paghi 1€, altrimenti lo paghi 12€, 13,99€ e ci giochi col Game Pass. Tranquillo e pulito. E se hai un computer non proprio potente, puoi comunque giocarci in cloud. Ciao Jovex, buonasera, come va? Spero tutto bene, benvenuto qua in live. Spero che la streaming possa essere di tuo gradimento. Per il VOD tocca scacciare la grana? No. Li trovi. Però la versione montata, editata, la trovi su YouTube. Ma Ratchet & Clank si può giocare da PC? Purtroppo no. Esclusiva PlayStation 5. Però, ragazzi, cioè, Sony sta portando un sacco di giochi su PC. Attualmente c'è Days Gone e Horizon Forbidden West. Horizon Zero Dawn. A gennaio, il 14 gennaio, arriva God of War su PC. Arriveranno Uncharted 4 e Uncharted The Lost Legacy. Magnifici. E poi ci sono stati dei fortissimi leak e rumor che arriverà anche Sackboy, A Big Adventure, Returnal, Ghost of Tsushima e addirittura poi arriverà anche il sequel di Horizon, quindi Horizon Forbidden West. Secondo me prima o poi molti di questi giochi arriveranno, cioè tipo tutte le esclusive PlayStation arriveranno su PC, ottimizzato per PC. Sì. God of War lo trovate su, cioè già lo potete preordinare, guardate, God of War 49,99. Guardate, eccolo qua. Tra 7 settimane. E ovviamente con tutte le ottimizzazioni del caso, eh. Quindi con il DLSS, il Reflex, l'Nvidia Reflex, il texture fino in 4K, supporto monitor ultra wide, 21 noni, tutto di più. Ci sono anche requisiti. Ancora non li hanno messi, però 80 giga di spazio qua ci dicono. L'importante è Fall Guys gratuito. Ragazzi, arriverà a brevissimo. Ti immagini fanno il seguito di Gas Station Simulator? Beh, secondo me il seguito sarà Road Diner Simulator e tutti quelli che arriveranno. Anche perché poi Road Diner Simulator è come se fosse dall'altra parte della strada della stazione di rifornimento. Quindi tu puoi vedere anche la stazione di rifornimento da Road Diner. Sarà il crossover. Ma lei dice Uncharted 4 la fine di un ladro. Dico proprio Uncharted 4 la fine di un ladro. Cioè questa, hanno fatto vedere il trailer della collection. Ve lo riporto. Uncharted PC Collection. Ancora deve uscire la data ufficiale, ma parliamo di cose molto brevi. Eccolo qua. Perché arriverà tra l'altro sia su PlayStation 5 che su PC. Però ovviamente su PlayStation 5 l'unica cosa che cambia grosso modo è che andrà a 60 fotogrammi al secondo anziché 30, mentre su PC
che arriva per la prima volta una delle serie tra l'altro più importanti per Uncharted, cioè per PlayStation. Cioè, ma quella di God of War costa seriamente meno? Sì, sì. E God of War, ragazzi, io ve lo dico, se non ci avete mai giocato, è l'occasione buona per farlo con la versione su PC, che secondo me sarà bellissima. Franky, ma quando esce MD Super Resolution? È già disponibile su alcuni titoli. Piano piano si amplierà su diversi titoli. Vedete? Uncharted Legacy of Thieves Collection sarà anche su Epic Games, ovviamente Steam, A Thief's End e Lost Legacy. Ovviamente Uncharted 4 e The Lost Legacy sono un po' collegati, però Lost Legacy è uno spin-off standalone. Però io vi consiglio di giocare prima al 4 e poi. Me l'hanno mandato in anticipo, che cosa? Che cos'è che ti hanno mandato in anticipo, Motez? Comunque questo anche è un ottimo titolone da dover tenere sott'occhio. Io poi ve lo dico, quando arriverà su PC, secondo me questo sarà il gioco più bello in assoluto. Ve lo dico, questo secondo me sarà un gioco che su PC sarà bellissimo. Io ce l'ho su PlayStation 5 ed è magnifico. È un roguelike, si chiama Returnal. Magnifico. La remaster di Uncharted l'hanno mandata in anticipo. Beh, sono contento, Motez, facci sapere com'è. Io alla fine di un lato l'ho giocato tutto ed è bellissimo. Eh sì, un gran bel capitolo. Invece Lost Legacy, l'espansione, questo su PC ce lo vedo proprio, è perfetto, perché è veloce, rapido, in costante movimento, è veramente magnifico. Devo andare a mangiare e farò il più presto possibile. Tranquillo, Cristiano, grazie comunque per essere stato qua in nostra compagnia. Se vorrai, saremo qua fino alle 20. E questo, ripeto, è molto bello perché è talmente tanto veloce, talmente tanto frenetico, è proprio tarato, secondo me, per essere controllato con mouse e tastiera, con uno stile di gioco aggressivo, veloce, ma allo stesso tempo adrenalinico, ecco. Ce lo vedo proprio perfetto. Ed è uno dei miei giochi preferiti di quest'anno. Veramente, ovviamente, al momento che parliamo è esclusiva PlayStation 5, però, insomma, arriverà anche su PC, secondo me. Ne sono molto, ma molto, ma molto convinto. Quindi vediamo che cosa accadrà, ecco, vediamo che cosa accadrà. Comunque, visto che abbiamo ancora un po' di tempo, io ne approfitterei per farci, perché no, qualche garetta su Forza Horizon 5, giusto per concludere in bellezza. Giochi belli su Prime Gaming, ve l'avevo già detto, c'è al momento, vabbè, Control, compagnia bella. Da dicembre arrivano altri giochi altrettanto interessanti. Ho fatto anche il TikTok, quindi lo potete trovare lì. Ne arrivano molti, molti bellini, molto molto bellini. Perché mi dai del lei il Simpa Selvatico? Mi potrebbe consigliare qualche gioco gratis che lei ritiene bello da giocare su Steam? Allora, giochi gratis al momento dipende. Cioè, se vuoi un multiplayer, ad esempio c'è Halo Infinite, però gratis è un po' difficile su Steam. Cioè, dobbiamo per forza puntare sui free to play, e di solito i free to play sono dei multiplayer. Cioè Apex Legends, Halo Infinite, ovviamente intendo, caro Sinfa Selvatico, Halo Infinite, che è multiplayer, molto bello, ben sviluppato, eccetera eccetera. Però free to play, cioè gratuito, è difficile. Bisogna andare veramente a cercare con cura. Io così a pelle ti direi Halo Infinite, Apex, c'è Destiny 2, così ora che sto scorrendo. Però si rimane sempre molto sul multiplayer, ecco. Fall Guys è crossplay, sì. Attualmente è cross platform tra PC e PlayStation, ma come ne abbiamo parlato tra l'altro proprio ieri in live, tra l'altro fatemi prendere il controller.
Come stavo parlando, ma c'è Boring? Boringo? Boringo? Comunque, come dicevo già negli scorsi giorni, dovrebbe arrivare il free to play a breve, perché è stato annunciato che adesso, a partire dall'inizio della prossima stagione, che inizierà il 30 novembre, che facciamo in live, metteranno la lista amici con Epic Games. Perché io ve lo ricordo già da diversi anni, cioè da diversi mesi, 6-7 mesi, che Mediatonic, l'azienda che ha fatto Fall Guys, è stata comprata da Epic Games. Quindi il gioco attualmente non c'è sull'Epic Games Store, e a me questa procedura mi ricorda tantissimo quello che è successo con Rocket League, che era prima solo su Steam e non era su Epic. Epic ha comprato l'azienda, lista amici collegata con Epic, e ops, free to play. Io hamburgerino l'ho detto, guarda, se vatti a rivedere il VOD di ieri, proprio coincidenza, ho detto: per me ragazzi Fall Guys è uno dei giochi multiplayer più originali e divertenti degli ultimi anni, perché non c'è niente di simile a quel gioco. Cioè non è veramente Halo, COD, che comunque sono sempre FPS ma di diverso tipo. Quello è particolare, originale, colorato e divertente, e la gente lo snobba tra virgolette solo perché devono sganciare un po'. Se fosse free to play farebbe il botto. Poi le skin, le collaborazioni ne stanno facendo tantissime. Con la stagione 6 ragazzi arriva la skin di Ghost of Tsushima, hanno fatto quelle di Ratchet & Clank, cioè. Adesso poi mettono il cross save, quindi io che magari ci ho giocato, io ce l'ho sia su Play che su PC, però io che ho più skin su PC potrò poi fare il collegamento dell'account, e su Play avrò gli stessi dati, ecco. Grazie di questi consigli, buona serata, se riesco provo a ripassare dopo. Grazie mille Zinfa Selvatico per essere stato qua in nostra compagnia. Se vorrai, ovviamente mi trovi su tutti i social, oppure domani sempre qui alle ore 18. Allora, apriamo Forza Horizon. Non c'è Boring, che mi fa sempre piacere. Guarda, io lo vedo che c'è nella lista dei moderatori. Qualcuno mi chiami Boring, comunque sia, che è veramente una vergogna. Devo cambiare io la categoria del gioco. Ok. Quando lo mettono pure su Rainbow il cross save, quello non lo so, hamburgerino, perché io Rainbow Six ho smesso di giocarci da un po'. Ho provato in anteprima Rainbow Six Extraction, ma non mi ha fatto impazzire. Non mi ha fatto proprio impazzire, anzi, mi preoccupa molto il fatto che decidano di proseguire con il lancio di quel gioco stand alone. Un po' rischiosetta come mossa, un po' rischiosetta. Bello, mi si è buggato l'app Xbox, eh? E bagata la Xbox. Niente, un po'. Chiudiamo, termina attività. Ok, grazie Xbox, grazie Microsoft. Il cross save non so. Il cross platform tra Stadia e PC sta arrivando, sì, perché paradossalmente c'è su Stadia. E molto bene, molto bene. Piccolo spot pubblicitario e arriviamo subito. Unisciti proprio oggi alle avventure di Franky. È l'unico modo per poter diventare parte integrante della redazione del Franky News. Una redazione che ormai copre l'intero globo terrestre, con più di 150.000 sedi sparse in tutto il globo, partnerizzate con l'Amici di Al Corporation. Ma cosa stai facendo però? Puoi unirti proprio in questo momento a spese zero con il tuo abbonamento Prime Gaming. Ottenere un abbonamento Prime Gaming è semplice, veloce e gratuito, solo se avete Amazon Prime. Altrimenti potete effettuare l'abbonamento Tier 1, Tier 2 e Tier 3 per massimi vantaggi e soprattutto diventare parte integrante della redazione del Frank News. E rieccoci, rieccoci. Allora, non mi si apre il launch di Xbox, quindi proviamo semplicemente a scrivere Forza Horizon 5. Mi si è aperto il Microsoft Store. Componenti PC, allora li trovi in descrizione. Comunque ho un Ryzen 7 5800X, un RTX 2070, 32 GB di RAM,
SSD e fine. Questo è più o meno il tutto. Allora, io vorrei sapere cosa sta succedendo. Cioè, sta impazzendo. Allora, io ho il timore che devo tipo aggiornare l'app Xbox. Facciamo recupero aggiornamenti, vediamo un po' che succede. Vedete che bello poi il gioco in cloud. Uno potrebbe aprirlo subito e invece no, io devo avere la versione fisica su PC installata con i suoi 157.832 giga di... Scusa, io voglio fare... Apri. Io voglio aprire Forza Horizon 5. Adesso mi apre servizi di gioco. È tutto andato, ragazzi. Guardate, è tutto andato. Faccio vedere. Non posso fare niente. Non posso giocare a Forza Horizon. Io voglio giocare a Forza Horizon. Xbox. Guarda. E adesso... Questo è un problema greve. Greve e grave. Ho paura che questo è una di quelle cose del tipo si risolve solo riavviando il PC. Attenzione, è scomparso. Mi dispiace ragazzi, volevo fare Forza Horizon ma niente. Risolverò dando una bella riavviata al PC. Risolverò dando una bella riavviata al PC. Vabbè, torniamo in Just Chatting e arrivederci, diciamo così, al nostro amico Forza Horizon. E a questo punto colgo l'occasione per salutarvi, per mandarvi ad avere una buona serata ed una buona cena, come si suol dire. Quindi grazie a tutti per essere stati qua in mia compagnia, spero vi siete divertiti, spero vi sia piaciuta questa puntata delle avventure di Frankie, dove abbiamo finalmente posto fine per il momento alle avventure su Gas Station Simulator. Grazie a te Hamburgerino per essere entrato così di prepotenza su questo canale, aver anche fatto l'abbonamento. Spero appunto che nel corso di questo mese potrai, come dire, avere le giuste motivazioni. Tra l'altro l'hai fatta oggi la sub, vuol dire che tecnicamente la dovresti rinnovare a Natale. A Natale non stream, però comunque nel periodo natalizio, ecco. Grazie a lei onorevole, grazie a lei user, grazie a lei. Ci vediamo domani. Mi trovate ovviamente su YouTube con un video al giorno alle 14.30, Instagram Le Avventure di Frankie, TikTok Le Avventure di Frankie, Twitter Le Divi di Frankie e soprattutto domani, sempre qui, alle 18, come sempre, dritto per dritto.